Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: importanti rivelazioni di Giuliano Peparini su Maria De Filippi di quando hanno lavorato insieme spalla a spalla, non se l'è potuto tenere dentro. Ecco cosa ci vede lui negli occhi di Maria quando la guarda. Appunto, il noto ballerino e coreografo Giuliano Peparini si è lasciato andare ad un'intervista a cuore aperto. Non se l'è potuto tenere dentro e ha rivelato importanti particolari su Maria De Filippi. I due hanno lavorato assieme ad Amici, ecco cosa legge negli occhi di Maria quando parla con lei. Il tabù dei ballerini maschi. Giuliano Peparini è un grande ballerino e coreografo che fin dagli esordi ha iniziato a collezionare una serie di premi e onorificenze, una dietro l'altra. Grazie alla sua bravura e al suo talento, a soli 24 anni è diventato primo ballerino al Ballet National de Marseille. In seguito ha lavorato come coreografo e come regista teatrale per diversi corpi di ballo in Italia, Francia, Russia e Giappone. Se adesso le cose iniziano ad andare un po' meglio per i ballerini di sesso maschile, agli esordi come ha raccontato lo stesso Peparini, questa professione era una sorta di tabù. Veniva preso in giro e umiliato quotidianamente, appena le persone attorno a lui venivano a conoscenza della sua grande passione. All'età di 14 anni, suo padre lo accompagnò per un provino a Roma e a causa delle sue forme ricevette una brutta risposta. A 14 anni feci un'audizione alla scuola del Teatro dell'Opera di Roma. Mi portò mio padre. Io ero molto dotato tecnicamente, solo che a quell'età ero fatto assolutamente normale, un po' rotondo. Feci questa audizione e mio padre mi confidò che il direttore del teatro aveva detto che mangiavo troppi spaghetti. Per me fu una delusione. Tornai a casa, continuai a studiare e poi dissi ai miei genitori: voglio partire, voglio andare fuori, trovare un posto dove posso esistere, e ho lasciato l'Italia. Il rapporto con Maria De Filippi. Maria De Filippi ha confermato che il direttore artistico del serale di questa edizione di Amici sarà di nuovo Stéphane Jarny. Fino al 2020 questo stesso ruolo era ricoperto dal coreografo Giuliano Peparini, il quale in una recente intervista a Ruota Libera ha parlato di Maria e della sua collaborazione con lei. Maria mi ha sempre lasciato libero. Ero un direttore artistico molto esigente, a tratti difficile. Sono un rompiscatole, non faccio vedere le cose prima, non so come mi abbia sopportato. Non mi sopportavo più nemmeno io. Sono perfezionista insicuro. Amici? Lo rifarei domani. Al di là della stanchezza, Maria mi ha insegnato a lavorare con i giovani. Erano 150 quadri a stagione. Alla fine avevo bisogno di ricaricarmi. Poi ha concluso: Maria è Maria, è un personaggio incredibile che fa tutto con estrema passione. Quando ci parlo leggo nei suoi occhi che fa tutto con amore, non solo per il lavoro ma per i ragazzi con cui lavora. È concentrata giorno e notte sugli allievi, è una cosa bellissima. È presente in ogni minima cosa, questo non si vede in TV ma è così. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.